Importante distinguere, quello io lo faccio anche per lavoro, fare alfabetizzazione, tutte le componenti dell'identità sessuale, no? Quindi il sesso biologico, l'identità di genere, l'espressione di genere, il ruolo di genere, l'orientamento sentimentale, l'orientamento sessuale, che cos'è il sesso biologico, perché non è la stessa cosa dell'identità di genere, che è un costrutto sociale. La complessità è bella, cioè noi non dobbiamo semplificare per forza tutto fino all'osso e dire siamo tutti uguali, quindi è importante capire quali parti della nostra identità ci espongono a discriminazioni. Quindi, insomma, è un lavoro importante che facciamo anche e soprattutto nelle scuole. Ti dirò, non tanto con le ragazze e ragazzi, con gli studenti, ma molto con i professori, con i docenti, con i dirigenti scolastici che stanno molto a digiuno. Sono Carmen Ferrara, ho 26 anni, sono innanzitutto un'attivista per la giustizia sociale, in particolare un'attivista LGBT, quindi per i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans. Qui siamo nella sede storica di Antino Arcighe Napoli, e la sede in cui io sono stata accolta perché a seguito del mio coming out, diciamo che la mia famiglia non mi accolse. E oggi collaboro con l'associazione, sono una ricercatrice per questo comitato e ora sto conducendo una ricerca sulla sessualità e l'affettività delle giovani persone trans e gender non conforming, come si dice in letteratura. Questa è una ricerca che stiamo conducendo in realtà con il Policlinico di Napoli, l'Università Federico II. E noi siamo tra i partner di questa ricerca. Quello che sta emergendo da questa ricerca, che è iniziata da poco, è proprio l'importanza di non avere lo sguardo cis solamente, che a volte è anche uno sguardo che feticizza. Uno sguardo che crea il fenomeno. Sono felice di fare questa ricerca e soprattutto che il professore Paolo Valerio, il Policlinico di Napoli, abbiano pensato di coinvolgere anche l'associazione concretamente, cioè prendendo delle persone che fanno ricerca e che sono queer. In realtà noi abbiamo preso una ricerca che era già stata fatta in Francia e in Canada. E era stata fatta anche lì da ricercatori e ricercatrici transgender. Abbiamo preso quella traccia, abbiamo fatto un focus group di persone esperte trans, sia persone M2F, quindi che hanno fatto un percorso di transizione da maschio a femmina, che è F2M, da femmina a maschio, e persone con un'identità di genere non binaria. Abbiamo preso questa traccia di intervista e abbiamo visto, insomma, se poteva essere adatta al contesto italiano, perché poi ogni contesto è diverso. Quello che ho scoperto dal confronto con alcune persone che fanno parte di questo team di ricerca è che c'erano delle domande un po' morbose rispetto alla sessualità, al desiderio di essere penetrato, di non essere penetrato, di essere, che non credo che sia quello che a noi fondamentalmente interessa. Cioè, la nostra domanda di ricerca è appunto come è cambiata la sessualità di giovani persone trans e gender non conforming, ma soprattutto perché ci interessa. Ci interessa ovviamente da un punto di vista scientifico, ma ci auspichiamo anche che possa essere utile alle pratiche, cioè i professionisti della salute che prendono in carico le persone trans devono avere consapevolezza che i percorsi di transizione non sono più quelli di 20 anni fa, di 30 anni fa, di 40 anni fa, non c'è per forza il desiderio dell'intervento chirurgico, non c'è sempre, non c'è per forza il bisogno di medicalizzarsi, non c'è per forza questa visione binaria. Molte persone trans non sono eterosessuali o non hanno un'espressione di genere che risponde alle aspettative. Facciamo il caso, se io fossi nata maschio, potrei identificarmi come donna, ma come una donna maschile. Perché è avere un'espressione di genere, no? Una butch si chiamano, e amare le donne o essere bisessuale, insomma.
Questa cosa è importante, sembra semplice ma non è scontata. Io ho iniziato un percorso di transizione un po' di tempo fa, sono andata al policlinico, ho iniziato un percorso di transizione. Quando sono andata al policlinico ho detto chiaramente: io non sono venuta qua per gli ormoni, non sono venuta qua, voglio fare chiarezza sulla mia identità di genere, voglio esplorarla in profondità. Però sentivo che la richiesta era: dovevo stare di qua o di qua? Era proprio sottinteso, ma era forte. Cioè, scegli il ruolo di genere che vede il maschio in un certo modo, la femmina in un certo modo. Cerchiamo di scardinarli più che altro. Però comunque siamo cresciuti tutti quanti in questa cultura patriarcale, binaria, per cui il lavoro da fare è tanto. Rispetto alla ricerca abbiamo deciso di mantenere molte delle domande e anche di aggiungerne delle altre. Abbiamo aggiunto una domanda sull'utilizzo di protesi, se possa essere una cosa importante o meno. Talvolta, insomma, ci può aiutare a sentirci, no, più a nostro agio col nostro corpo, altre volte no, erano delle dimensioni che volevamo esplorare e in realtà molto spesso sta venendo fuori che anche no. O anche alcune domande abbiamo aggiunto sulla biancheria, cioè se ti senti a tuo agio ad acquistare biancheria, perché la biancheria intima è disegnata per le persone cis. Per un uomo trans che non ha un pene, il boxer non è proprio comodo, quindi non c'è una biancheria disegnata per i nostri corpi. Allora ci sono, no, a volte ragazzi trans che utilizzano queste fasce strette, no, e poi veramente si fanno del male. Questo comunque viene da una visione binaria, cioè che in cui il maschio deve essere in un certo modo, la femmina in un altro modo. Tendiamo ad utilizzare un approccio intersezionale, cioè mentre guardiamo la dimensione genere, identità di genere, cerchiamo di guardare contestualmente ad altre variabili, quindi alla classe, quindi all'etnia, italiani senza cittadinanza o comunque seconde generazioni anche, che possono vivere delle discriminazioni intersezionali, no? Quindi oltre a subire la transfobia potrebbero subire razzismo e appunto uno stigma maggiore. Il target della ricerca è dai 18 ai 25 anni, perché abbiamo utilizzato lo stesso target che è stato utilizzato sia in Francia che in Canada. Stiamo cercando di intervistare molte persone trans che non sono per forza attiviste, impegnate, perché è importante per capire in realtà le cose come stanno andando. Il nostro territorio di riferimento è tutta l'Italia. Quindi cerchiamo anche di avere una rappresentatività geografica per quanto possibile, quindi nord, sud, centro, isole.